Ciao draghi, io sono Eterno e vi do il benvenuto in questo nuovo video dedicato, indovinate un po', a Fortnite, tanto per cambiare essenzialmente. Questo però non sarà il solito video dedicato al pass battaglia. Come sapete benissimo, ci troviamo già alla nona settimana della Season 4, quindi siamo ormai alla chiusura, manca soltanto la decima settimana. E poi inizierà la Season 5. Le speculazioni in tutto il mondo sono tantissime. Tutti stanno immaginando cosa accadrà con la Season 5. Noi essenzialmente non sappiamo nulla perché Epic Games è stata molto chiara, non vuole dire nulla. E fa bene perché è un'azienda molto capace nel generare hype nei propri giocatori. Era stata annunciata soltanto una cosa, ossia che il 30 giugno, praticamente ieri, ci sarebbe stato il lancio di un missile, precisamente alle 19:30. E quindi tutti si sono collegati ieri alle 19:30 per vedere appunto questo lancio del missile. Tutti da tutto il mondo. È la cosa veramente incredibile di questo evento di Epic Games è che tutti sono andati a vedere questo lancio del missile. E nessuno si è eliminato, nessuno ha fatto la guerra agli altri, sono rimasti tutti a bocca aperta a vedere questo missile che partiva. Ed è stato bellissimo perché alla fine Fortnite è un gioco dove ci si spara a vicenda e bisogna arrivare ultimi per vincere, no? Ma tutti volevano essere lì, tutti volevano poter dire c'ero stato anch'io al lancio del missile. Ed è una cosa bellissima, secondo me. Ma come sempre, sto parlando troppo, è un mio difetto, me ne rendo conto e vi chiedo scusa per questo. Voi siete qui perché magari non siete riusciti a vedere il lancio del missile, perché magari non l'avete visto bene, e quindi io vi ho portato il video del lancio del missile e essenzialmente andremo a vedere ciò che farà il missile in giro per la mappa. Io magari mi sistemo, ecco, un pochettino in alto a sinistra, così potete vedere benissimo la mappa. Qui possiamo vedere il missile che è partito dalla casa dei super cattivi, quella vicino a Spiagge Snob per intenderci, ed è bellissimo veramente. Il missile ha lasciato questa immensa nube di fumo, chi si trovava sotto infatti è rimasto letteralmente affumicato in mezzo a questa nube grigia. Il missile è partito, ha lasciato poi a un certo punto questo pezzo, questo motore indietro. Ha continuato a salire verso l'alto. Tutti quanti hanno pensato, bellissima tra l'altro l'animazione dell'esplosione del motore. Tutti a un certo punto hanno pensato, vabbè, questo missile continuerà a salire, non c'è nulla che si possa fare, perché comunque dal basso veramente si trova veramente in alto il missile. E invece no, invece accade qualcosa ad un certo punto, ossia il missile smette di salire verso il cielo e punta il suo bersaglio. Chiaramente lo sto facendo vedere un po' a rallenti perché giustamente queste cose avvengono nel giro di pochi secondi, quindi non è facile vedere al primo colpo. Il missile punta con questi fasci laser, una città che noi conosciamo benissimo, la città che già era stata preannunciata, la distruzione. Trollo, ovviamente, da parte di Epic Games, ossia pinnacoli pendenti, e nulla, essenzialmente il missile stava precipitando a velocità incredibile verso la città per finalmente distruggerla, perché io muoio letteralmente 4 volte su 5 quando atterro a pinnacoli e volevo vederla distrutta, ma niente, si attiva questa specie di campo di forza, non si capisce bene questo passaggio dimensionale e il missile sparisce all'interno di questo passaggio, lasciando la città essenzialmente intatta, non fosse per quei buchi creati dal meteorite quando è caduto. Voi pensate, finisce qui il missile scomparso in un passaggio dimensionale? No, assolutamente no. Si apre un altro varco da un'altra parte della mappa e il missile sbuca fuori, proprio così, bellissimo. Peraltro molto molto figa l'animazione di passaggio da una parte all'altra, è veramente veramente bella.
E niente, il missile a questo punto è ormai fuori controllo, il suo bersaglio lo ha mancato, quindi non può più andare a schiantarsi contro Pinnacoli, e sta vagando per la mappa di Fortnite, tra gli sguardi attoniti probabilmente di coloro che giocano e che si trovano in queste parti della mappa, quei quattro scemi che si trovano da queste parti della mappa, visto che probabilmente 80 persone si trovavano sulla montagna dove è partito il missile. E nulla, praticamente per un paio di volte il missile andrà a entrare sempre dentro questi passaggi dimensionali, entrando e uscendo, qui possiamo vederne un altro, a breve rispunterà da un'altra parte, sopra Loot Lake, se non sbaglio, sì è Loot Lake questo, solo per vedere riapparire il missile e puntare verso l'alto, ma questa volta non andrà a sparire, non andrà a scomparire in un altro passaggio, esploderà in alto, non sa bene quanto, e quello che accade è che lascia una frattura nello spazio, una frattura gigantesca, visibile a occhio nudo anche dalla Terra. Questo non ne ho conferma, io l'ho soltanto letto online, pare che guardando con il mirino verso questa frattura si senta come il cuore battere forte del personaggio. Io questo non lo so, non vi posso dare conferma perché appunto, vi ripeto, non l'ho potuto ancora provare di persona. E ci sono tantissime speculazioni in merito, noi non sappiamo nulla, sappiamo solo che c'è questa frattura e che ovviamente avrà a che fare con la quinta season di Fortnite. Ora, in rete ho letto tantissime news, c'è addirittura chi pensa che il Leviatano, quella skin con il pesce nella boccia, no? Con il corpo da umano e poi c'è questo pesce che è essenzialmente quello, il Leviatano, voglia distruggere il mondo di Fortnite e che è stato lui a lanciare questo missile per distruggere Pinnacoli, almeno questa è una delle teorie, ma ripeto, appunto, è soltanto una teoria. Voi cosa ne pensate? Cosa avete letto online? Cosa pensate che accadrà voi? Voglio sapere la vostra opinione perché veramente l'hype è alle stelle per questa nuova season di Fortnite, anche se io la quarta non sono riuscito a godermela appieno, sono ancora a livello 25-26, ho fatto veramente schifo questa volta, ma tecnicamente la prossima season dovrei potermela godere meglio, quindi non vedo veramente l'ora che arrivi. E voglio sapere le vostre opinioni. I commenti sapete benissimo dove trovarli, sono in fondo al video. Voglio sapere cosa ne pensate. Bene draghi, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto iscrivetevi e attivate la simpatica campanellina, altrimenti non riceverete le notifiche sull'uscita dei nuovi video. Io sono Etherion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao!